I lavori sono ancora nel pieno dell'attività, qui siamo quasi di fronte al torrente, questa è la chiesa che si trova sulla nazionale, questa è la statale 114 che passa dentro il paese, è ancora in pieno bancamento, e si vedono proprio ancora alcuni ci sono degli agglomerati di cemento con il ferro, stanno sbancando evidentemente le mascelle delle case. C'è un odore terribile di fogna, e anche dal punto di vista igienico qua la situazione non è l'ideale. Molti hanno buttato la spazzatura, quindi c'è accumulo anche di spazzatura. Il problema di portare via la terra è un grave problema, qua si nota come il paese sia proprio sotto le montagne, c'è una sola casa e poi dietro c'è la montagna con tutto quello che c'è sopra, quella è la strada che porta a Scaletta Superiore. La protezione civile in questo momento è tutta delegata ai vigili del fuoco e ai mezzi di sbancamento di ditte private. La popolazione è stata andata a fare per ripristinare tutte le abitazioni che erano allagate, siamo a 8 giorni dal disastro. E ancora la nazionale non è ripristinata.